paese è veramente terribile. Abbiamo un Parlamento che fin tanto che c'era Berlusconi balbettava qualche cosa. Adesso di fronte al governo Monti sembra che tutti siano d'accordo, poi vengono in televisione, nei vari talk show a raccontarci, sì, in effetti c'è qualche problema in questa manovra, ma in fondo per salvare il paese dobbiamo accettarla. Noi non pensiamo che la salvezza degli operai, degli studenti, dei precari sia nelle mani del governo Monti, e il governo Monti ce lo sta dimostrando a chiare lettere. I provvedimenti che ha adottato sono tutti provvedimenti di segno ben preciso. Potremmo dire che sono provvedimenti di classe, perché tutelano una classe, quella dei possidenti, quella di chi ha i soldi, quella di chi ha il potere finanziario, e viene fatta pagare ai pensionati, agli studenti, ai precari, ai lavoratori, e viene fatta pagare non solo in termini economici, non solo in termini di povertà materiale, ma in termini di democrazia, di perdita di diritti. Quello che sta succedendo all'interno della Fiat è un esempio chiaro. Stiamo arretrando di decenni. Il governo Monti non è un governo tecnico, come non sono tecniche le banche, come non sono tecniche le società finanziarie. Questi signori sono quelli che hanno depauperato il paese, che hanno depauperato l'Italia, che hanno depauperato l'Europa, che hanno depauperato il mondo, e che trovano sempre il modo, in qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza, di tutelare i propri interessi, di farli valere. Di fronte alla povertà morale, etica, politica che esprime in questo momento il nostro Parlamento, le forze politiche che si trovano all'interno di quel Parlamento, con il loro voto, con la loro mano, di fronte a questa povertà noi abbiamo un'immensa ricchezza da contrapporre. È la ricchezza delle lotte sociali, è la ricchezza dei nostri bisogni, è la ricchezza della nostra intelligenza, perché quando le persone hanno deciso di prendere nelle proprie mani il proprio destino, le persone sono state in grado di fare proposte, di costruire progetti. Noi dobbiamo convincerci che non c'è altro modo di salvare questo paese se non prendendo nelle nostre mani il nostro destino, se non costruendo un'alternativa vera, reale, sociale. I miliardi che ci fanno pagare, i miliardi di euro che ci fanno pagare con questa manovra, le società finanziarie e i mercati se li consumano in pochi giorni, e a noi ci diranno di nuovo che dobbiamo ancora fare sacrifici. La politica dei sacrifici non paga, la politica dei sacrifici non ha prospettive. Comunque, se c'è da fare una politica dei sacrifici, penso che sacrifici che abbiamo sostenuto noi, che hanno sostenuto le persone, che hanno sostenuto tutti coloro che nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nel precariato diffuso pagano ogni giorno queste scelte economiche, penso che questi sacrifici siano arrivati veramente, ma veramente alla fine. Io credo che questa serata sia una serata estremamente importante, perché intanto è un momento organizzato da un'assemblea che abbiamo chiamato Assemblea Permanente dei Movimenti Marche, proprio perché vuole essere un luogo che, al di là delle differenze di percorso, di retroterra, di provenienza, vuole mettere insieme le istanze sociali, perché le istanze sociali possano avere direttamente una voce. E questa assemblea ha costruito questa serata, ed è una serata estremamente importante, perché in questi giorni, di fronte al balbettio che ci viene propugnato nelle TV, nelle radio, di fronte ai provvedimenti del governo Monti, qui noi siamo venuti con delle parole, con dei contenuti estremamente chiari. Noi siamo contro questo governo, siamo contro questa manovra, siamo contro chi vuole ridurci alla povertà. E poi nella povertà, giustamente, come si diceva prima, si sviluppa che cosa? Si sviluppa la discriminazione, si sviluppa il razzismo. Succedono i fatti che sono successi a Firenze, che sono fatti gravissimi, dove formazioni di matrice nazifascista prendono in mano le armi e sparano addosso ai fratelli migranti. Di fronte a tutto questo dobbiamo prendere coscienza, non sono episodi isolati, non sono vicende che succedono così per caso, sono il segno di dove è arrivato questo paese, così come il segno di dove è arrivato questo paese anche quello che sta succedendo nelle carceri, quello che sta succedendo a Montacuto, dove non ci sono più neanche i bagni, dove non c'è più la carta igienica, dove sono stati ridotti i pasti, dove la popolazione detenuta è tenuta in condizioni vergognose, indegne. E come funziona il circuito carcerario è sempre il segno del livello di civiltà di un paese, e anche su questo siamo al di sotto di qualsiasi livello. Questo paese ha perso la dignità, ma l'ha persa per responsabilità ben precise che non sono le nostre. Allora
Se queste responsabilità le abbiamo individuate, dobbiamo denunciarle, ma non basta denunciarle, non basta in qualche occasione, in qualche discorso dire delle cose. Dobbiamo veramente tradurre questa nostra denuncia in un'opposizione sociale, reale, materiale, che sia in grado poi di essere permanente, che non dia spazio, perché questi signori sono abituati a giocare sul tempo, a giocare sul fatto, sulla stanchezza di chi si oppone, perché ognuno ha i suoi problemi, ha la sua quotidianità, ha le sue difficoltà. Bene, dobbiamo riuscire ad andare oltre, perché comunque questi sono in grado di toglierci la vita, veramente di toglierci la vita, e la vita è la cosa più preziosa che abbiamo, e non abbiamo nessuna volontà di rinunciarvi, né alla vita individuale né alla vita collettiva, perché anche la vita collettiva ci stanno togliendo, ci hanno disgregato, ci hanno separato, ci hanno differenziato. Ricostruiamo un'unità per l'alternativa tra tutti, studenti, precari, lavoratori, e con, soprattutto con i fratelli migranti, che in questo momento stanno pagando forse più di tanti altri prezzi di questa crisi.